rispetto a quello che costerebbe se consumiamo il nostro. Definiscono queste situazioni delle situazioni interessanti di business. La stessa cosa accade per l'energia. Viviamo anni in cui l'Europa si sta agganciando a una rivoluzione di fatto industriale, sta guardando alle energie rinnovabili. Ci sono paesi come la Germania che investono in ricerca sul miglioramento delle tecnologie innovative, dicendo in un certo senso basta allo sviluppo delle fonti fossili, così come del nucleare. Noi invece viviamo in Italia con un piano energetico ancora che non guarda a attuare veramente queste cose. Sono cose che ci dicono solo in TV per prendere i voti, lo dobbiamo capire. Questo è un paese che ancora guarda il gas, guarda il petrolio. Noi, se facciamo così, siamo un paese che, per quanto riguarda il lavoro, perdiamo un treno importantissimo per tanti giovani, per tanti laureati. Dire no a progetti che concentrano l'energia in mano a un unico soggetto, investimenti pubblici che finiscono in mano di queste multinazionali senza che vengano creati posti di lavoro, è per questo anche che diciamo no. È ora che usciamo anche dalla logica solo dell'ambiente, della sicurezza, della salute, che sono temi importantissimi e che portiamo avanti da un territorio come quello dei comuni attorno a Falconara, che hanno delle evidenze ben precise in termini di eccessi di determinate malattie. Ma è un muro di gomma, è un muro di gomma che sono le stesse istituzioni che creano, è un muro di gomma che tende a far passare per allarmisti coloro che pongono queste questioni. È un muro di gomma che tende a favorire i soliti noti, i soliti gruppi che garantiscono la rielezione di qualche politicante di turno. È per questo che noi dobbiamo cambiare le cose. Noi dobbiamo riappropriarci della politica in maniera assembleare, perché come cittadini dobbiamo decidere noi cosa vogliamo del nostro futuro sui nostri territori. È ora di farla basta col concetto della delega. Di quattro persone che vanno là e una volta che sono là hanno il diritto di decidere per tutti. Io voglio sapere se domani mattina qualcuno pensa di costruire un gasdotto tra Ancona e Falconara. Voglio sapere perché devono venire tre navi al giorno a portare gas qua. Voglio capire perché dobbiamo bruciare ettari di mare che verrà sterilizzato per riscaldare il metano liquido che viaggerà sulle metaniere per il rigassificatore. Voglio capire a chi serve questo gas in un momento in cui i consumi sono in calo, in cui la vera democrazia è quella che noi facciamo con la democrazia dell'energia, con edifici che siano autosufficienti. Quella è la strada che dobbiamo seguire, ma più in generale non si chiama no al gas, no al petrolio, no al rigassificatore. Si tratta di ripartire dai beni comuni. Noi dobbiamo riragionare su quello che è collettivo, su quello che serve alla collettività, e non dobbiamo avere più titubanze nel difendere queste cose. Non importa se ci daranno del no o del contrario a tutti, noi dobbiamo avere la pazienza di far capire alle persone che quando chiediamo che un'azienda importante come l'API resti sul territorio, ma facendo altro, noi non siamo contro il privato che investe su questo territorio. Siamo favorevoli per uno sviluppo che sia distribuito, che ci siano dei poli energetici, che ci sia uno sviluppo di qualcosa di nuovo, l'auto elettrica, che le tante eccellenze delle Marche raggiungano un credito finanziario dalle banche per creare lavoro, perché attraverso questi piccoli progetti che noi porteremo avanti, attraverso la riqualificazione energetica degli immobili, è un ripensare anche a quello che facciamo in maniera verde e pulita, ma in maniera nuova, costruendoci un'economia di fatto attorno, che noi avremo un minimo di futuro, oltre che per noi, anche per i nostri figli.